lei come sempre Luca Marchegiani per il racconto di questa partita. Grazie per Luigi, un saluto a tutti i telespettatori, oggi ci aspetta una grande partita da vivere insieme. Così si comincia. Alejandro Gomez, occasione, nulla da fare per il portiere, c'è un gol bellissimo, 1-0, cambia subito la storia della partita. Non c'è che dire, sono entrati in campo con grande determinazione, la messa proprio all'angolino destro, il portiere non ha avuto scampo. Pari. Grande movimento nello spazio, splendido l'assist. Una grande azione, la palla in profondità ha sorpreso completamente la linea difensiva. È in gioco, la colpisce, nulla da fare, c'è il gol. Gol del Genoa, Genoa in vantaggio. Ottimo dribbling, trasverso il centro, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Al di là del risultato ritengo che manchi un po' di creatività, devono mettere più in difficoltà gli avversari secondo me. Missione semplice, tornare in campo, cambiare la storia di questa partita. Va sulla fascia, metterla in mezzo, sale e il pallone finisce in rete. La visione di gioco di tutto il passaggio è stata determinante in questo gioco. Porta e il cross finisce dritto tra le braccia del portiere.
pericolo, può tirare, prima palla e adesso può ripartire. Arriva il fischio finale, la partita si chiude qui. Squadre che dunque si dividono il risultato, nessuno ha trovato il lampo decisivo, ma credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori.